A questo webinar che è un webinar di apertura della settimana dell'amministrazione aperta. Per chi non lo sapesse, dall'anno scorso la settimana dell'amministrazione aperta che si teneva normalmente nel mese di marzo è stata spostata a maggio perché coincide con l'Open Government Week, un'iniziativa a livello mondiale portata avanti dall'Open Government Partnership. E quindi siamo in una settimana in cui ci sono eventi non solo in Italia, ma in tutto il mondo dedicati al tema del governo aperto. Mentre entrano i partecipanti, vi informo che se volete vedere quali sono gli altri eventi, potete andare sul sito open.gov.it e nel sito partecipa.gov. Formez.it per quanto riguarda gli eventi del Formez. A fine del webinar vi farò comunque vedere quali sono i principali eventi di questa settimana e quindi potete. Oggi parliamo di competenze digitali dei cittadini, un tema abbastanza caldo. Sapete che è una delle principali criticità dell'Italia. Nel quadro del suo posizionamento in Europa, anche negli indicatori che la Commissione europea utilizza per misurare quanto i paesi sono avanti nel perseguimento degli obiettivi europei, quindi competenze digitali riferite a quelle che sono le competenze di base dei cittadini. Vi introduco adesso nel programma di questa mattina. Abbiamo una serie di interventi. Inizierà Nello Iacono del Dipartimento per la trasformazione digitale, che vi parlerà in particolare di tutta l'iniziativa Repubblica Digitale, all'interno del quale si trova questo progetto che si chiama Accedi. Accedi, si basa su un quadro di competenze che è definito dalla Commissione europea, che si chiama DigiComp, e di questo ne parlerà Sandra Troia. Tra le attività che sono state messe a punto in collaborazione anche con l'iniziativa europea c'è quella di uno strumento di autovalutazione che si chiama MyDigiSkills, ne parlerà Stefano Kluzer. E per finire, Gianluca Finito vi presenterà i primi prodotti, quindi sarà un'anteprima di quelli che sono i materiali che sono in corso di sviluppo e saranno messi a disposizione. Vedo che più o meno si è stabilizzato il flusso di accesso dei partecipanti. Aspettiamo ancora un minuto. Allora, vi anticipo che questi eventi che si tengono tra il 17 e il 21 maggio sono legati al tema dell'Open Government, ma in particolare vi segnalo che domani, la mattina, ci sarà la presentazione di un'iniziativa che viene lanciata e si chiama Premio Open Door Champion, che riguarda le iniziative della società civile, cioè quali sono i migliori progetti della società civile in tema di Open Government. E il pomeriggio parleremo di partecipazione. Questo ve lo segnalo in modo particolare perché c'è un'iniziativa della Commissione europea che si chiama Conferenza per il futuro dell'Europa, che non è una conferenza, ma è un percorso, un processo abbastanza lungo e importante per disegnare il futuro dell'Europa, che si basa anche su una piattaforma di partecipazione che verrà presentata domani insieme alle linee guida sulla partecipazione italiana. Ritorno al programma di oggi, questo breve spot, e chiedo a Nello Iacono di aprire la sua webcam in modo da potergli passare la parola. Grazie Salvatore e grazie a tutti. Abbiamo questo primo lancio, diciamo, del progetto Accedi che si situa all'interno appunto del programma Repubblica Digitale promosso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Facciamo un passo indietro su quello su cui dava alcuni cenni Salvatore per quanto riguarda il contesto in cui ci troviamo. Sono usciti i primi dati sul 2020 da parte di Eurostat e diciamo che il 2020
la posizione del nostro paese rispetto alla percentuale di utenti internet è migliorata, ma non abbastanza. Siamo appunto sul 78% di utenti internet giudicati appunto come coloro che hanno utilizzato internet negli ultimi 3 mesi e diciamo, si è abbassata, ma non ancora a sufficienza, invece la percentuale di coloro che non hanno mai utilizzato internet e si situa intorno al 14%. Come vedete, siamo in una posizione anche dal punto di vista cromatico non particolarmente favorevole. È vero che ancora diciamo, gli effetti che ci si aspettava delle misure di contenimento della pandemia non sono ancora state non si riflettono ancora effettivamente sui dati. La Francia è in grigio perché ancora i dati francesi non sono disponibili. Se guardiamo invece più in generale, e qui dobbiamo andare ai dati precedenti relativi al 2019, se invece andiamo al dato sulle competenze digitali almeno di base, vediamo che la situazione è appunto è abbastanza preoccupante ed è una situazione che necessita di azioni di più tipi, su più livelli convergenti e portate avanti con estrema determinazione. Il contesto è infatti quello di 26 milioni di italiani che non hanno competenze digitali di base. Di questi 15 milioni sono utenti di internet secondo la definizione precedente, 11 milioni ancora non utilizzano internet. Questa è la popolazione verso cui ci rivolgiamo perché è sicuramente la parte di popolazione a forte rischio di esclusione digitale, quindi a rischio di non poter utilizzare pienamente i servizi pubblici digitali, ma non poter in generale pienamente esercitare i diritti di cittadinanza. E quindi diciamo che il tema è sicuramente importante dal punto di vista sia sociale che economico e che vede appunto l'insieme delle azioni che si sono anche definite nel piano di ripresa e resilienza per lo sviluppo italiano legate al fatto che poi effettivamente ci sia la corretta abilitazione digitale. Cosa abbiamo fatto? Repubblica Digitale è un programma che è nato a metà del 2019, inizialmente come una chiamata all'azione per diciamo, dare una prima risposta a questo problema di esclusione digitale che è sempre più grave, sempre più importante, su cui dobbiamo agire rapidamente. Nel 2020 ha definito il suo perimetro di attività in modo più ampio e quindi si sono iniziate le attività da un lato per consolidare la coalizione nazionale che è formata da tutte le organizzazioni che, del privato, del pubblico e del terzo settore che stanno realizzando delle iniziative proprio per lo sviluppo delle competenze digitali a 360 gradi. E sempre nel corso del 2020 si è avviata un'attività di definizione di una strategia nazionale per le competenze digitali che mancava e che la Commissione europea ci spingeva invece a varare rapidamente e a fine del 2020 è stato definito anche il piano operativo di attuazione della strategia nazionale che indica anche quali sono gli obiettivi da centrare negli anni prossimi e quali sono le azioni ovviamente da portare avanti.
In tutto questo, nel 2020 è stato definito anche un comitato tecnico guido proprio per dare multi-stakeholder, multisettoriale, proprio per dare una governance stabile e anche forte nel futuro per il programma Competenze Repubblica Digitale e quindi per tutte le iniziative sulle competenze digitali. Il 2021 è l'anno del lancio di alcuni progetti. Se parliamo delle competenze digitali di base, è stato lanciato la settimana scorsa il Servizio Civile Digitale con l'uscita dell'avviso per gli enti del Servizio Civile Universale e adesso siamo, diciamo così, abbastanza in avanti per quanto riguarda il lavoro su Accedi, ma diciamo, tutte le iniziative andranno avanti e a fine semestre faremo una prima verifica, un primo monitoraggio del piano operativo. La governance è importante perché evidenzia come tutti effettivamente gli attori istituzionali, privati del terzo settore stiano contribuendo effettivamente a questo programma e quindi alle iniziative sulle competenze digitali, perché è la prima volta che c'è un luogo di raccordo e di integrazione per tutte le iniziative sulle competenze digitali e questo è importante proprio perché poi queste iniziative non soltanto andranno a dispiegarsi sui diversi settori e sul territorio, ma andranno anche a poggiarsi su diversi tipi di fondi, quindi avere un unico luogo di raccordo indirizzato dalla strategia diventa fondamentale. Per quanto riguarda la coalizione nazionale di cui parlavo prima, abbiamo superato le 220 iniziative, le 180 organizzazioni e diciamo che quasi tutte le iniziative all'interno del contesto italiano sulle competenze digitali iniziano ad essere rappresentate all'interno della coalizione. Cosa abbiamo fatto? Quindi abbiamo definito una strategia, un piano operativo, il tutto si è orientato rispetto a quattro assi di intervento, istruzione e formazione superiore, quindi anche università e ricerca, forza lavorativa dal punto di vista privato e pubblico, competenze specialistiche ICT, quindi verticali sul tema ICT, proprio perché c'è una carenza molto grossa anche dal punto di vista delle figure professionali sul tema ICT in Italia e poi un'area cittadini che è quella su cui insiste il progetto Accedi e su cui si lavora proprio per lo sviluppo delle competenze digitali di base. Come vedete sono state definite più linee di intervento a cui corrispondono più azioni e degli indicatori che ci devono permettere di monitorare se effettivamente i percorsi vanno nella direzione giusta. E per ciascun asse sono definiti dei coordinatori, quindi all'interno del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il primo asse, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione per il secondo asse, il terzo vede soprattutto il coordinamento di sviluppo economico, università e ricerca, il quarto invece vede il coordinamento da parte nostra e il Dipartimento di Trasformazione Digitale. L'idea è che questa strategia, questo piano operativo ci debbano accompagnare negli anni verso il perseguimento e quindi degli obiettivi e quindi diciamo l'affinamento progressivo del piano, l'arricchimento del piano proprio per riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. E questo lo facciamo con un modello di monitoraggio che si basa su due cicli di monitoraggio e di valutazione. Che vedono da un lato uno stato d'avanzamento e quindi un monitoraggio sulle azioni del piano operativo a livello di milestone e di indicatori di risultato e poi più in generale un monitoraggio invece relativamente agli indicatori di impatto, quindi non soltanto se le azioni hanno raggiunto i loro risultati, ma se complessivamente e quindi insieme anche alle iniziative delle organizzazioni della coalizione si sta raggiungendo, si sta perseguendo
l'obiettivo principale, che è quello rappresentato appunto da una vera e propria un impatto significativo rispetto agli indicatori anche internazionali e di benchmark con gli altri paesi europei, e che appunto possono permetterci un cambiamento forte. Focalizzandoci soltanto sul fronte del quarto asse di intervento, quindi nelle azioni per i cittadini, sono stati definiti più indicatori di impatto, alcuni li vedete qui, e il primo, quello del relativo agli individui con competenze digitali, almeno di base, è uno degli indicatori fondamentali che è stato anche riportato nella strategia Italia Digitale 2026 ed è presente anche nel piano di ripresa e resilienza. Quindi 70% di popolazione con competenze digitali, sapendo che partiamo dal 42%, e quindi partiamo da una situazione molto inferiore anche alla media europea. Come pensiamo di arrivare a fare questo salto importante? Ovviamente facendo sì che ci siano più azioni in contemporanea che possano raccordarsi per centrare l'obiettivo, con un'integrazione molto forte e una correlazione molto forte tra di loro. Da un lato ovviamente abbiamo sempre le iniziative della coalizione nazionale, quindi tutte le iniziative che sono sul territorio e su cui è importante riuscire a individuare quelle iniziative di maggiore impatto, di maggior successo, che possono arrivare anche a scalare a livello nazionale. Dall'altro ci sono delle iniziative invece portate avanti a livello istituzionale. Qui ne vedete alcune, abbiamo parlato del servizio civile digitale, quindi una tipologia di servizio civile orientato in modo particolare al tema delle competenze digitali dei cittadini, un potenziamento della rete di facilitazione digitale, quindi i punti di facilitazione digitale che attualmente sono diciamo in maniera disomogenea presenti in Italia, e che invece dobbiamo riuscire a portare a un'omogeneità e a una copertura del territorio tale che possa permetterci di avere un impatto forte sui cittadini. E poi ci sono le altre iniziative, come vedete, anche delle altre istituzioni, la NG, il Radio Network, piuttosto che i centri per gli adulti, ma anche tutte le iniziative che vengono portate avanti in maniera correlata con la RAI. E poi c'è questa iniziativa su cui ci focalizziamo oggi, che è relativa alla palestra digitale, cioè un luogo dove il cittadino per la prima volta, in maniera anche strutturata, ha una possibilità di sviluppare le proprie competenze digitali, sia andando a provare alcune attività e quindi alcuni temi, andando ad esplorare alcuni temi, e dall'altra parte invece potendo anche seguire un percorso appunto strutturato di crescita attraverso anche una piattaforma che quindi lo accompagna, ed è qualcosa che in questo momento ancora non esiste. Quindi diciamo è il primo vero progetto che porta questa possibilità, questo luogo di sperimentazione, di apprendimento per le esigenze e i bisogni del cittadino, e come abbiamo visto anche in stretta connessione con gli altri progetti, quindi con ad esempio con le reti di facilitazione digitale che possono permettere l'assistenza uno a uno con il cittadino e quindi portarlo verso il digitale. Cos'è Accedi, così come abbiamo chiamato l'ambiente per una cittadinanza consapevole attraverso l'educazione digitale? È un ambiente appunto pensato per il cittadino, ed è un ambiente dove il cittadino può trovare sia la possibilità di autovalutarsi e quindi di capire quali sono le carenze che ha in ambito di competenze digitali, il tutto basato
in maniera abbastanza consolidata sul framework europeo Digicomp di cui parlerà più tardi Sandra Troia. Trova non soltanto l'autovalutazione, trova appunto la possibilità di identificare le carenze e gli orientamenti verso quei temi da sviluppare, quei contenuti formativi da utilizzare in modo tale da poter colmare le carenze. E questo lo può fare sia in maniera libera, appunto con una palestra che permette di avere tutti questi strumenti e che possono essere utilizzati in maniera autonoma, ma anche dei percorsi strutturati con Moodle che permettono appunto di tracciare i progressi e quindi vi permettono anche di riuscire a capire quando quelle carenze sono state colmate. Oltre a questo accedi anche a un punto di accesso verso tutta la formazione, sia dal punto di vista, sia in presenza, sia online, che è disponibile e che soprattutto le organizzazioni della coalizione nazionale segnalano in modo tale che, sia dal punto di vista appunto dell'evento formativo che si svolge in un determinato luogo, sia delle offerte online, queste possono essere, rapidamente accedute e quindi si inizia a formare un catalogo formativo, una formazione diffusa territorialmente su tutto il territorio italiano a misura del cittadino. Quello che quindi pensiamo di fare è di avviare ovviamente la piattaforma sui primi livelli di padronanza Digicomp. Partiamo sicuramente dalle esigenze delle competenze digitali più basse, però lo facciamo guardando a tutto Digicomp, quindi a tutto lo spettro delle competenze necessarie, per poi aprire appunto a questa agenda degli eventi che permette l'accesso a tutte le risorse formative e a tutti gli incontri che si svolgono sul territorio, per poi andare lentamente, ovviamente progressivamente, verso anche quello che ci spinge a fare la Commissione europea e ci suggerisce, cioè di andare verso per dei percorsi di sviluppo delle competenze digitali avanzate per i cittadini. E quindi questo è il percorso che abbiamo intenzione a piano di fare proprio per far sì che il tema delle competenze digitali di base abbia un luogo che via via si arricchisce, dove il cittadino può trovare un'area di sviluppo, ma anche dove tutti i formatori, tutti i facilitatori digitali possono trovare un luogo dove trovare degli strumenti e dei kit per meglio accompagnare i cittadini nei loro servizi per lo sviluppo di competenze digitali di base. Grazie e a questo punto entriamo nel dettaglio partendo appunto dal Digicomp e dalla struttura. Prego. Da Sandra di attivare la webcam, prego Sandra, non ti rubo tempo, vai pure. Allora, buongiorno, sì, torno indietro. Io affronterò il tema delle competenze digitali descritte, nel modello di riferimento DigComp. DigComp è un modello di riferimento, che nasce come, un'attività scientifica, con un progetto scientifico del Centro Ricerche, Europeo. Perché viene utilizzato e lo abbiamo preso come riferimento? Perché già dalla, strategia nazionale per le competenze digitali emerge la necessità di descrivere e valutare la competenza digitale utilizzando un modello
qualificato e condiviso, un modello che possa essere adottato non solo per valutare e descrivere la competenza dei cittadini, ma anche quella degli studenti, quindi dei nuovi cittadini. Quindi l'approccio è un approccio che vuole essere di sistema, che lega appunto intorno a questo modello di riferimento un'azione formativa, informativa e di valutazione e autovalutazione. In quanto è noto che la competenza digitale è competenza chiave europea, è competenza per l'esercizio attivo della cittadinanza. Dunque, non solo nel piano delle competenze digitali, ma anche nel piano nazionale di ripresa e resilienza, si fa espresso riferimento al modello DigComp e al modello DigCompEdu per quanto riguarda il personale docente, cioè è tutto un progetto che si lega intorno alle competenze digitali come competenze di cittadinanza. Vediamo come è strutturato il modello. È un modello che è arrivato al terzo aggiornamento. Ho reso disponibile il QR code, quindi potrete sia visualizzare il framework in versione in inglese, sia visualizzare il modello nella traduzione a cura dell'AGID, utilizzando il QR code alla vostra destra. Dicevo, è legato a tre upgrade, in quanto noi abbiamo iniziato come un'attività, cioè il GRC ha iniziato questa attività come una sorta di raccolta delle buone prassi con un'attività di consultazione, per cui il DigComp risulta essere un meta-framework, raccoglie tutte le eccellenze, tutte le prassi autorevoli di qualità e le valorizza in un unico modello. Questo modello, dopo una prima versione, ha subito due fasi di un aggiornamento. Nella prima fase sono state aggiornate i riferimenti alla denominazione delle aree di competenza. Nella seconda fase è stato arricchito il livello di padronanza, i livelli di padronanza che sono diventati 8. Infatti, nel nostro modello noi ritroviamo 5 aree di competenza che sono l'alfabetizzazione su informazione e dati, la comunicazione e collaborazione, poi abbiamo la creazione dei contenuti digitali. Quindi la quarta fase è legata alla sicurezza e poi abbiamo l'area dedicata alla risoluzione dei problemi. In queste cinque aree sono articolate 21 competenze specifiche. Questa infografica ci dà informazioni su quante competenze specifiche siano abbinate all'area. Quindi troviamo tre competenze specifiche per l'area Information e Data Literacy e via discorrendo. Quindi dicevamo che l'upgrade dal primo modello a quello attualmente in uso riguarda in particolare gli 8 livelli di padronanza. 8 livelli di padronanza che sono organizzati e declinati tenendo conto di tre elementi. Il primo elemento è la difficoltà di un compito, quindi un utente che si affaccia per la prima volta al tema delle competenze digitali, ad agire la competenza digitale, è in grado di svolgere dei compiti molto molto semplici. Il secondo
secondo elemento è la capacità di autonomia del soggetto. Infatti, dà un compito in cui il soggetto necessita di avere un supporto costante, si passa a compiti che sono più complessi, in cui il soggetto adegua ai suoi bisogni il proprio comportamento, la propria azione, e non solo, curando un terzo elemento che è quello collegato al dominio cognitivo, che guarda alla tassonomia di Bloom rivista. Ciò che è interessante è il desiderio da parte del GRC di raccontare in maniera semplice e comprensibile a tutti i cittadini e anche ai giovani cittadini questo progresso della competenza, per cui si passa a raccontare la storia di un soggetto che ha deciso di immergersi e vuole imparare a nuotare nell'elemento digitale, nell'oceano digitale. Ciò che è di particolare attenzione, cioè dovrebbe richiamare la nostra attenzione, è che nel progresso della competenza digitale non è solo previsto un aumento di autonomia, ma nel livello avanzato, il soggetto competente in grado di rendersi utile, quindi si prende cura degli altri, sia in situazioni di tranquillità, quindi c'è questa figura che sta insegnando ad un giovane bambino a nuotare, sia in situazioni di emergenza. E questo proprio perché nella competenza così declinata noi riconosciamo una matrice valoriale, cioè il fatto che se sei competente, sei propenso o sei attento ai bisogni della comunità nella quale sei inserito. Come si presenta la struttura del DigComp? Per ogni competenza specifica è prevista una scheda. In questa scheda noi ritroviamo la denominazione della competenza, il riferimento all'area di competenza, quindi questo numero 1 sta per la prima area, il secondo numero sta per la prima competenza dell'area. Quindi abbiamo la denominazione, abbiamo la presentazione sintetica di quanto è previsto rispetto a questa competenza, quindi navigare, ricercare, filtrare dati, informazioni e contenuti digitali. In che cosa consiste? Nell'articolare i fabbisogni formativi, ricercare i dati e le informazioni, i contenuti digitali, eccetera. Quindi si passa ad una struttura che ci facilita molto nella progettazione di interventi formativi, in quanto noi abbiamo nella prima parte della descrizione del livello di competenza, di padronanza, un riferimento chiaro a quello che abbiamo visto prima, ovvero all'autonomia, al compito e al problema, cioè a livello base in autonomia e con supporto adeguato, quindi mi fa capire la necessità del soggetto che è ancora a livello base di trovare un riferimento per agire la competenza, e poi mi descrive un compito e un problema che sono legati ad una routine. Successivamente abbiamo i descrittori della competenza che praticamente ci danno i risultati dell'apprendimento. Ecco qui, l'altro elemento interessante è che per ciascuno scenario, scusate, per ciascuna scheda e competenza, dalla presentazione generica si passa alla contestualizzazione all'interno di scenari. Gli scenari presi in considerazione nel DigComp sono due: lo scenario dell'occupazione e lo scenario dell'apprendimento. E quindi anche in questo caso ritroviamo la complessità del compito, l'autonomia e riusciamo a individuare il dominio cognitivo.
Questa è la scheda come si presenta, quindi con i diversi livelli di padronanza organizzati in macrogruppi, quindi gli 8 livelli sono poi suddivisi in base, intermedio, avanzato e altamente specializzato. Che cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo con Accedi? Abbiamo focalizzato l'attenzione naturalmente sul livello base e sul livello intermedio, considerando in particolare il livello 2 e 3, perché è appunto la fase in cui il cittadino è in grado di acquisire una certa autonomia, benché necessiti ancora di supporto, e riesce gradualmente a mantenere a galla nell'oceano digitale. Quindi è in grado di svolgere il nostro obiettivo di renderlo in grado di svolgere dei compiti semplici, di acquisire una certa autonomia e di passare dal ricordo alla comprensione. Come nel Digicomp e come in ogni esperienza di apprendimento che si basa sulle competenze, l'attività ha un riferimento che è uno scenario, quindi il soggetto viene calato all'interno di uno scenario, uno scenario in cui può concretamente apprezzare qual è l'uso e la finalità di una competenza. E come questa acquisizione di competenza possa migliorare la qualità della sua vita. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Sandra, chiedo a Stefano Kluzer di intervenire, di accendere la webcam. Mi raccomando sempre di rispettare i 10 minuti, così abbiamo tempo per le domande che stanno arrivando e che presenteremo alla fine. Prego Perfetto, Stefano. grazie mille, buongiorno a tutti. Allora io parlo di uno strumento, questo servizio di autovalutazione che si chiama MyDigiSkills, che è stato reso pubblico 2 mesi fa praticamente e che è un'attività diciamo, complementare e funzionale anche allo sviluppo del progetto Accedi. Da dove viene MyDigiSkills? Scusate, qui. L'origine di MyDigiSkills è una ricerca che è stata commissionata dal GRC di Siviglia, quindi gli autori del Digicomp, a un'associazione europea che si chiama All Digital, che raggruppa a livello europeo tutte le realtà che svolgono attività di tipo non formale sullo sviluppo delle competenze digitali. È stata commissionata una ricerca che è stata realizzata tra settembre 2019 e ottobre 2020, che aveva come obiettivo quello di creare e validare scientificamente un set di domande per un test di autovalutazione, in realtà l'abbiamo poi chiamato di autoriflessione, sulla competenza digitale basato sul Digicomp. Quindi un test che doveva coprire tutte le 21 competenze specifiche, i 3 macro livelli, quindi non tanto gli 8 di dettaglio, ma il livello base, intermedio e avanzato, ed è stato appunto questo set di 82 domande è stato sviluppato attraverso un processo molto, molto accurato. Quindi sono stati fatti 3 pilota in diversi paesi europei, sono state raccolte 600 risposte da utenti selezionati per essere dei campioni rappresentativi delle popolazioni rispettive, è stata fatta un'analisi psicometrica dei risultati e così via. Queste 82 domande hanno un mix bilanciato, diciamo, di affermazioni, di domande, sia per livelli foundation, intermediate, advanced, che di tipo di domande. Quindi knowledge, skill e attitude, le 3 componenti, conoscenza, abilità e attitudini, che compongono la competenza dal punto di vista del Digicomp.
Qui vedete il link dove potete scaricare il rapporto di ricerca. Questo studio, queste 82 domande, sono state raccolte da un'associazione spagnola che fa parte di Digital, che si chiama AUPEX dell'Extremadura, che a gennaio del 2021 ha deciso di trasformarlo in uno strumento utile, operativo. Quindi hanno messo queste 82 domande su una piattaforma web, che loro utilizzano per fare una valutazione di persone che vengono poi indirizzate ai centri per l'impiego dove eventualmente svolgono dei test più approfonditi. All Digital, vista questa realizzazione spagnola e la disponibilità di AUPEX di mettere a disposizione gratuitamente di altri partner a livello europeo, ha deciso di trasformarlo in un prodotto multilingue. Vedete sulla destra nella colonna le lingue attualmente disponibili, ma ce ne sono già altre in produzione. E il progetto Accedi, quindi Repubblica Digitale e Conformance, hanno preso in carico la versione italiana di questo strumento. Il link è molto semplice, mydigiskills.eu, dentro vedete la bandierina dove potete scegliere la versione di ciascun paese. Come si usa il test? È abbastanza semplice, è prevista comunque una registrazione iniziale, quindi chi vuole fare il test deve fornire dei dati personali, nome, cognome, indirizzo mail e altre informazioni, che vengono richiesti per due motivi: uno, per consentire a chi risponde di fare una pausa durante il test e riprendere il test autenticandosi in sostanza, e l'altro di ricevere via mail il report dei risultati e rivederlo in futuro. I dati personali non vengono condivisi con terzi se non i partner che hanno fatto la traduzione della versione nazionale di MyDigiSkills per finalità relative alla segnalazione di opportunità formative. Se no, i dati raccolti vengono resi disponibili anonimi, anonimizzati per finalità di ricerca. Il test è costruito con la logica del DICCOM, quindi 5 sezioni, una per ogni area, in totale 82 domande, e per ogni domanda, adesso vedremo, ci sono, a seconda del tipo di domanda, appunto 4 opzioni di risposta su una scala che è sempre la stessa. Il tempo medio stimato per fare il test sono circa 20 minuti. Questo è, scusatemi, sono tante frecce, tante cose, però è uno screenshot di un passaggio del test. Vedete, allora, partendo dall'alto, c'è una barra azzurrina che indica lo stato di avanzamento complessivo del test, quindi via via che uno procede nel rispondere questa barra si allunga. Sotto c'è una barra in verde, qui si fa fatica a leggere, dove c'è scritto il titolo, l'etichetta dell'area di competenza in cui uno sta rispondendo, e anche qui c'è una barra che cresce via via che si rispondono, che si coprono le diverse domande. Le domande, in realtà, più che domande, sono delle affermazioni sotto forma di obiettivi di apprendimento. Quindi, per esempio, questa qui dice: so che alcune informazioni su internet sono false, ad esempio le fake news. E le 4 opzioni di risposta sono standard, in questo caso, trattandosi di un elemento, un'affermazione che riguarda la conoscenza, si articolano in questo modo: non ho questa conoscenza, sì conosco il tema ma in maniera limitata, sì conosco bene il tema, sì conosco molto bene il tema e potrei anche spiegarlo ad altri. Questo riflette sempre quello che diceva prima Sandra sul livello più avanzato di competenza, dove abbiamo anche la capacità e disponibilità di aiutare terzi. E qui sotto, vedete, ho riportato le tipologie di risposte nel caso di domande di abilità, quindi so fare qualcosa, e le risposte sono: non lo so fare, posso farlo se qualcuno mi aiuta, sì lo so fare da solo o da sola, lo so fare bene, se necessario posso aiutare l'altro a farlo. E nel caso delle domande di attitudine, a secondo delle formulazioni, uno può scegliere, fa riferimento a per niente mai, poco raramente, sì spesso, molto sempre. Vedete il pulsante in rosso, dopo che uno ha selezionato una delle risposte, procede nel test.
Quando ha completato tutto il test, viene visualizzato a schermo e trasmesso via mail un report che, il cui contenuto essenziale è riportato in questa immagine. Vedete che ci sono le cinque aree di competenza: alfabetizzazione, formazione dati, comunicazione, creazione di contenuti, sicurezza e problem solving, e per ciascuna viene dato un livello rappresentato da questa barra. Un livello di competenza declinato in termini di base, intermedio o avanzato. Allora, a livello delle cinque aree il risultato è considerato affidabile, nel senso che il risultato che uno ottiene, abbiamo verificato dalle analisi statistiche che abbiamo fatto, che è significativo. Questo non vale invece per le 21 competenze specifiche, all'interno delle quali noi abbiamo poche domande per ciascuna, e quindi il risultato che viene prodotto come livello è considerato solo di tipo indicativo. Quindi abbiamo, diciamo, per le aree possiamo identificare in maniera ragionevole quelle di maggiore forza e debolezza. Per le competenze specifiche diciamo che il test è utile soprattutto ad evidenziare un gap, nel senso che trattandosi di test di autovalutazione in cui sono io che non sto facendo una prova autentica o rispondendo a una domanda di conoscenza, ma sto semplicemente dichiarando, scegliendo un'autodichiarazione, una risposta che seleziono tra quelle disponibili, l'affidabilità è soprattutto significativa quando si evidenzia un gap. Quindi se io dico che quella cosa non la so o la so fare solo con l'aiuto di qualcuno, è ragionevole pensare che sia così. Non vale il contrario, nel senso che se dico che quella cosa la conosco molto bene e sarei in grado di insegnare anche a terzi, non abbiamo la controprova, diciamo. E diversi studi hanno verificato che i test basati su principi di autovalutazione hanno un'affidabilità limitata da questo punto di vista. Questo è il report. Quali sono i prossimi sviluppi di MyDG Skills? Allora, si sta sviluppando la soluzione in modo che possa creare in automatico delle indicazioni su risorse formative specifiche a disposizione dei rispondenti nei diversi paesi europei in base al risultato del test. Questo verrà fatto con Accedi, nel senso che quando uno finisce il proprio test, a secondo dei punti, soprattutto, ripeto, di debolezza, gli verranno suggerite delle video lezioni e altre risorse che sono presenti nel catalogo Accedi, messe a disposizione dai membri della coalizione nazionale, che potrebbero essergli utili. Potrebbero esserci il rinvio ad ulteriori opportunità di valutazione e sulla stessa, più puntuali, diciamo così, più efficaci, e sulla stessa piattaforma Accedi verranno messe a disposizione dei semplici test di autovalutazione che indirizzano poi direttamente alle specifiche risorse, video lezioni. Verrà sviluppato un manuale per i tutor, cioè soggetti che decidono di utilizzare questa piattaforma, per esempio all'interno di un corso di formazione, in un'aula scolastica e così via, e si sta studiando la soluzione per consentire ai tutor, a delle organizzazioni, che potrebbe essere una scuola, un'università o un centro di formazione di qualunque tipo, di identificare sempre in maniera anonima i risultati di persone che ha indirizzato alla piattaforma. Stiamo pensando ad un codice identificativo identico per tutti i rispondenti appartenenti a una certa coorte di rispondenti, che consentano di filtrare i risultati che riguardano quel gruppo di utenti per fare delle riflessioni sui propri allievi o quelli che sono. Sul progetto MyDG Skills potete trovare delle informazioni ulteriori, di maggior dettaglio, in un articolo che abbiamo pubblicato recentemente su agendadigitale.eu insieme a Sandra Toria. Vi ringrazio, questa era l'ultima slide, e per le domande siamo a disposizione. Grazie Stefano, penso che avremo 10 minuti in più rispetto all'ora prevista per le domande. Chiedo a Gianluca se è pronto. Prego Gianluca. Sì, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo alcuni elementi, sono stati già introdotti dai colleghi, dai relatori precedenti. Io quello che farò oggi è illustrarvi
le video lezioni, il lavoro che stiamo facendo al Formez per questo progetto Acedi. Quindi alcune attività già ve le hanno illustrate, in particolare adesso Stefano, il kit per l'autovalutazione. Nell'ambito del progetto Repubblica Digitale Acedi, Formez PA si occuperà anche del catalogo delle unità multimediali, alcuni eventi sulla cultura digitale, tra eventi in presenza e a distanza, un contest delle iniziative per lo sviluppo delle iniziative delle competenze digitali che avverrà in autunno e una comunità di pratica dei formatori. Vi dicevo, parlerò in particolare delle video lezioni che stiamo realizzando. Le video lezioni si basano sulla. Stefano, ti chiederei di disattivare il microfono. Le video lezioni si basano proprio sul DigiComp che vi ha illustrato la collega Sandra Troia, e in particolare sono video lezioni che affronteranno temi di base che riguardano le cinque aree di competenza. Quindi siamo partiti dagli argomenti. Diciamo che pensiamo più di maggiore interesse per utenti che non hanno grande alfabetizzazione con, scusatemi, un problema con la presentazione. Ok, le abbiamo chiamate video lezioni più perché non saranno dei semplici video, quindi saranno anche disponibili su YouTube, liberamente disponibili su YouTube, ma come vi accennava Nello Iacono nel primo intervento, scusatemi, continua a scorrermi la presentazione. Come vi accennava Nello Iacono, ci sarà anche una piattaforma e-learning, in particolare Moodle, che ci permetterà anche di fornire ulteriori materiali a supporto di questa video lezione. E in particolare attraverso un'attività che si chiama H5P, anche di aggiungere interattività alle video lezioni. Quindi quello che volevo fare in questi pochi minuti, poi lasciamo spazio alle domande che sicuramente sono la parte più interessante in un webinar, volevo descrivere le caratteristiche generali di queste video lezioni. In particolare saranno video lezioni mobile first. Cosa significa? Che saranno fruibili sicuramente anche da un PC, da un normale PC, ma sono state progettate e vengono realizzate appositamente per una fruizione ottimale anche da smartphone e tablet. Altra caratteristica di queste video lezioni è la brevità. Abbiamo pensato, rispetto a questi argomenti, al target di riferimento del progetto, di creare dei materiali brevi. Per noi brevi si intende massimo di 8-10 minuti e, per quanto riguarda il video base. E poi, se l'utente è interessato, può approfondire e dedicare maggior tempo anche a scaricare eventuali materiali di supporto, approfondimenti, svolgere le interazioni, i test di autovalutazione. Altra caratteristica di questo formato di video lezione è la modularità. Ogni video lezione è composta di varie parti. Più avanti vi descriverò anche la tipologia di contenuti che adottiamo all'interno di una video lezione, però le stiamo progettando in modo tale che poi possono essere anche ricombinate tra di loro per creare degli ulteriori contenuti, magari per specifici target di utenza, oppure se enti di formazione, organizzazioni, anche pubbliche amministrazioni che vogliono riutilizzarle, possono prendere parti della video lezione per creare dei contenuti ex novo. Come vi dicevo, una caratteristica a nostro avviso qualificante di questa tipologia di contenuti, scusatemi, vi chiederei di non toccare la presentazione perché continuo, è l'interattività. All'interno della piattaforma Moodle sarà possibile quindi vedere la video lezione e allo stesso tempo interagire con essa. Quindi ci sono tutta una serie di strumenti che permettono di aggiungere anche appunto test di valutazione, ma non al termine della fruizione del video, ma durante il video stesso, oppure degli approfondimenti. Quindi in quel caso l'utente può mettere in pausa il video e magari andare ad approfondire un determinato dubbio o problema che si sta ponendo durante la fruizione. Saranno sicuramente accessibili, è una nostra priorità come Formez in generale per qualsiasi progetto che curiamo, quello di rendere questi materiali accessibili. Per quanto riguarda la parte video, quindi sarà prevista la trascrizione, la sottotitolazione direttamente su YouTube. Per quanto riguarda la parte più interattiva, questa è la sfida, diciamo, che ci stiamo ponendo, perché ovviamente rendere questi contenuti accessibili a tutti su qualsiasi dispositivo non è, potete immaginare, qualcosa di
banale. E infine un'altra caratteristica saranno aperte, quindi tutti i contenuti che verranno realizzati all'interno del progetto Accedi saranno distribuiti e saranno rilasciati con una licenza Creative Commons by SA, che significa che possono essere riutilizzate a queste due condizioni: riconoscere la paternità dell'opera e condividerle poi eventualmente allo stesso modo. Questo secondo noi è molto importante perché permetterà eventualmente anche ad altre organizzazioni di utilizzare questi materiali, magari assemblarli con materiali già realizzati e poi ridistribuirli con la stessa licenza. Quindi vi riepilogo semplicemente queste caratteristiche, quindi abbiamo detto mobile first, breve, modulare, interattiva, accessibile e aperta. Vediamo adesso un po' come sono composte queste video lezioni. Intanto il modello di partenza da cui siamo partiti è quello di SuperQuark Più. Qualcuno di voi lo conoscerà. SuperQuark Più è una sorta di spin-off della nota trasmissione televisiva nata appositamente per il web. Sono video di 15-16 minuti monografici, quindi a differenza del programma televisivo con un contenitore di diversi argomenti. Nella video lezione in SuperQuark Più le puntate sono dedicate a uno specifico argomento. Abbiamo preso vari spunti da questi video di SuperQuark, che ormai sono alla seconda stagione, li trovate su RaiPlay, molto interessanti, ve li suggerisco, per definire il format della nostra video lezione. Quindi, a differenza delle video lezioni tradizionali che abbiamo realizzato in passato per il Formez, dove c'era o il presentatore con ad esempio delle animazioni o al contrario dei learning object solo con delle animazioni, abbiamo cercato di mettere assieme tutte queste diverse cose per creare una video lezione il più varia possibile, sempre nell'ottica di andare incontro a quelle che possono essere le esigenze di un target probabilmente poco avvezzo, poco abituato alle tecnologie web, al linguaggio che si utilizza solitamente nel web. Quindi abbiamo delle video lezioni che sono appunto con un personaggio reale. Questa immagine, come dire, scusatemi l'autoreferenzialità, è perché in alcune di queste video lezioni sono io il relatore, il presentatore, con delle grafiche animate che supportano l'intervento. Abbiamo poi dei veri e propri video tutorial che utilizziamo solitamente per gli approfondimenti, quindi di argomenti un po' più operativi, e quindi dove è più utile anche far vedere in maniera diretta come si svolge una determinata azione. Beh, abbiamo poi un'altra tipologia di contenuto che sono le animazioni, che solitamente introducono la video lezione, definiscono uno scenario e rappresentano quindi una sorta di caso pratico con cui l'utente si può riconoscere e identificare. Oltre abbiamo creato diversi personaggi partendo dalle personas che abbiamo definito al momento in cui abbiamo iniziato a progettare queste video lezioni, quindi quelle che erano le personas, cioè gli utenti tipo delle nostre video lezioni, poi sono diventati anche i personaggi di queste animazioni, di queste video lezioni. Quindi anche qui, per riassumere, le tipologie di contenuto della video lezione sono la video lezione vera e propria, quindi la tradizionale video lezione che potete conoscere se avete partecipato a corsi in modalità e-learning. Abbiamo detto i video tutorial e le animazioni. Abbiamo poi tutta un'altra serie di contenuti che sono gli approfondimenti, il glossario, ma anche dispense in formato PDF che possono essere scaricate e consultate online direttamente da smartphone o tablet. Abbiamo infografiche, testi di autoproduzione. Quindi, come vedete, quel più con cui identifichiamo questa tipologia di video lezioni riguarda soprattutto tutti i materiali che aggiungono contenuti al video di base, che sarà da subito disponibile anche sulla piattaforma YouTube. Ho ancora un minuto, mi piace chiudere questa presentazione con uno screenshot di una delle primissime riunioni del gruppo di lavoro. Potete immaginare dietro questa attività c'è un gruppo di lavoro abbastanza nutrito di autori che scrivono i testi, in particolare riconoscete da questa immagine Stefano e Sandra che mi hanno preceduto. Abbiamo poi degli structural designer che curano lo storyboard, diciamo lo sviluppo multimediale, che
che trasformano quei contenuti testuali in uno storyboard vero e proprio per poi lo sviluppo vero e proprio. Abbiamo poi dei colleghi che si occupano di realizzare tutto quello che vi ho descritto, video tutorial, animazioni e altro. E allora, io sono forse andato un po' lungo, però mi farebbe piacere rispondere a qualche domanda se è già arrivata per il mio intervento, altrimenti riddo la parola a Salvatore e rimango qui in ascolto. Io Grazie per direi che è utile che l'attenzione. riapriate tutte le webcam, vorrei tutti i relatori in questa fase finale, mentre si attivano le webcam, e vi chiederei anche di ridarmi il quadro delle domande. Volevo segnalare, per chi fosse interessato e chi è utente di Twitter, che questo pomeriggio dalle 14 ci sarà una diretta Twitter dell'evento di apertura dell'Open Gov Week, al quale parteciperà anche l'Italia, che sempre per dare un'informazione generale, a partire dalla fine di quest'anno sarà responsabile di questo organismo internazionale, quindi con un ruolo abbastanza importante. Non vedo ancora le domande, però me ne ricordo una che inizierei a fare Annello, perché qualcuno chiedeva chiarimenti rispetto al syllabus delle competenze digitali della PA. Quindi Nello, ti chiederei se puoi spiegare che Sì. Sì, differenza o collegamento tra DigiComp e Syllabus della PA. infatti leggo adesso la domanda, ma questo progetto come si collega al syllabus del Dipartimento Funzione Pubblica, il syllabus della PA? Diciamo che questo progetto si rivolge appunto e si basa su DigiComp proprio per questo motivo, si rivolge ai cittadini e alle competenze digitali, quindi soprattutto di base di tutti i cittadini. Il syllabus per la PA invece si focalizza e si declina sull'ambiente di lavoro e sui processi di lavoro, sulle esigenze di lavoro della pubblica amministrazione. E quindi diciamo è il passetto successivo. Quello di cui stiamo parlando qui è invece qualcosa di rivolto a tutti. Il syllabus della pubblica amministrazione è costruito però nella logica del DigiComp in maniera generale, e quindi il passaggio dall'evoluzione delle competenze, quindi dallo sviluppo delle competenze digitali di base che proponiamo con Accedi basato su DigiComp e il syllabus e la PA è quindi pienamente assicurato ed è anzi molto raccordato. Va bene, quindi potremmo dire che ogni dipendente pubblico prima da cittadino dovrebbe acquisire le competenze del DigiComp e poi da lavoratore nel sistema della Sviluppare pubblica quelle amministrazione specifiche, quelle sì, perfetto. appunto del Syllabus. Qualcuno chiedeva anche relativamente all'assessment di All Digital se è possibile farlo anche per organizzazioni. Stefano, puoi dire qualcosa in merito? Sì, allora rispondo anche alla domanda di Flavia Marzano sul il test sarà anonimo. Dunque, il test intanto esiste già, MyDigiSkills è già operativo, potete farlo liberamente quando volete. Chiede di accreditarsi? Sì, cioè in questo momento è prevista una registrazione, come ho spiegato prima, in cui viene chiesto anche il nome e cognome, la mail e altri dati di tipo demografico per poter fare delle analisi di tipo statistico, delle ricerche. Comunque i dati non vengono, eccetto che per i partner che hanno fatto la traduzione a livello nazionale, se lo richiedono, i dati vengono utilizzati esclusivamente per finalità di ricerca anonimizzati. E se la domanda su quando sarà possibile fare questa operazione di uso del test legato ad una specifica organizzazione, non sono ancora in grado di dirlo, nel senso che ne stiamo parlando in questi giorni con i partner spagnoli che sono quelli che gestiscono, diciamo, la piattaforma tecnica e si sta cercando di capire costi, tempi e fattibilità di queste modifiche. Lo annunceremo sicuramente su MyDigiSkills quando sarà disponibile, scriveremo qualcosa e se no contattateci nel progetto Accedi e vi terremo aggiornati. Al momento non sono in grado di dare una risposta specifica.
Grazie Stefano. Aggiungo una cosa rispetto all'assessment per quanto riguarda il syllabus, quindi quello gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Quell'attività viene fatta in raccordo con le amministrazioni, quindi quando un'amministrazione entra in questa fase di apprendimento digitale per i propri dipendenti, utilizzerà l'assessment che è presente dentro il sito competenzedigitali.gov.it per vedere quali sono le competenze utili ai propri dipendenti e poi per programmare le attività formative. Non vedo però le altre domande, quindi se qualcuno ha già letto qualche domanda di suo interesse, Gianluca, Sandra, se avete qualcosa da aggiungere, vi chiederei Una domanda brevemente. legata, sì, una domanda legata allo strumento di autovalutazione. Naturalmente per il DigiComp l'attuale strumento di autovalutazione disponibile è proprio MyDigiSkills, perché è legato strettamente al report di ComSat. Coordinato dal GRC. Oltre a quello che il collega Luca indica, il DICOMP.org per autovalutare la vocazione digitale delle organizzazioni che si occupano di formazione e istruzione, abbiamo anche il DICOMP Edu Check-in, che invece è uno strumento di autovalutazione per quanto riguarda i docenti e i formatori, e il CNR ne ha curato una traduzione in italiano, per cui è disponibile anche il percorso in italiano. Sì, adesso, Salvatore, intervengo per alcune domande che adesso In mi particolare ricordo. chiedono se c'è già un link. Infatti, ma allora, per quanto riguarda Accedi, siamo in una fase di sviluppo, si stanno producendo i primi contenuti, probabilmente quindi stiamo studiando come fare la diffusione dei primi contenuti ancora in attesa del completamento della piattaforma, quindi in questo momento non c'è un link, pensiamo nei prossimi mesi di comunque rendere utilizzabili i primi contenuti per poi andare invece alla realizzazione della piattaforma sicuramente entro l'autunno. Leggevo una domanda che era relativa al come veniva posto l'orientamento ai corsi di formazione rispetto alle carenze, se si utilizzavano tecnologie di intelligenza artificiale. In questo momento no, l'evoluzione di Accedi può essere sicuramente in quella direzione, sia dal punto di vista appunto dell'utilizzo più in generale di tutte le informazioni che possono essere utili a orientare meglio nello sviluppo delle competenze digitali, pensiamo soprattutto non oltre che quelle che le di base, soprattutto quando andremo su quelle avanzate, sicuramente sarà un punto importante. E l'ultima cosa era relativa al c'era una domanda rispetto al censimento delle competenze sulla pubblica amministrazione. Ovviamente non è questo il tema, noi stiamo parlando appunto delle competenze digitali di base per i cittadini e quindi, come abbiamo detto prima, è diciamo così, lo scalino per poi andare in competenze specifiche per settori di lavoro. Nella pubblica amministrazione è previsto la definizione di un sistema di competenze all'interno del piano di ripresa e resilienza, c'è tutta un'area della PA competente dove ci sono diverse misure proprio per accompagnare l'evoluzione delle competenze del personale, tra cui appunto c'è anche la misura relativa al sistema di competenze, quindi un approccio strutturato allo sviluppo. Siamo arrivati alle 13:10, quindi mi fermerei qua.
Vi ricordo la diretta Twitter a partire dalle 14 sull'account OGP Italia, chiocciola Open Go Italy. Lì troverete anche aggiornamenti e informazioni sugli eventi. Questa è la slide che sintetizza i principali eventi di questa settimana. Ringrazio tutti, ringrazio i relatori, ringrazio i partecipanti e ci vedremo prestissimo perché già domattina riprenderemo con nuove iniziative. Aggiungo un piccolo flash perché qualcuno chiedeva notizie sugli enti locali, sulla formazione degli enti locali. Un piccolo flash è questo: si inizia a lavorare anche per i piccoli comuni. Sapete che c'è un'iniziativa che si chiama proprio Piccoli Comuni che ha riservato delle risorse destinate ai comuni sotto i 5.000 abitanti. Quindi probabilmente proprio utilizzando questi stessi strumenti che vi sono stati presentati oggi, materiali del Digicom, i materiali del Syllabus, si metteranno a disposizione poi delle attività che accompagnano i piccoli comuni verso l'attuazione di tutte le norme che riguardano il digitale. Quindi molte attività in movimento, speriamo che questo porti anche a migliorare gli indicatori delle competenze digitali in Italia. Di nuovo grazie, buona serata.